a Cagliari una manifestazione contro il massacro degli animali a Monte Urpinu. La rabbia dei manifestanti è espressa attraverso le loro parole che parlano di vera e propria mattanza. Antonello Lai. Alessandro, ma a te piace giocare con gli animali nel parco? Sì. E li conoscevi tutti? Sì. Qualcuno lo chiamavi anche per nome? Sì. Signora, tutto questo non c'è più. Non c'è più e noi siamo davvero senza parole rispetto a questa situazione. È davvero una tragedia che sicuramente ad alcuni non importa, ma a tanti ha preso il cuore, quindi siamo qua per cercare di fare qualcosa per quelli rimasti. Siamo qua a Monte Urpinu con tutta questa gente che sta protestando perché c'è stata una sorta di piccola mattanza, e spieghiamo subito perché gli animali di Monte Urpinu e anche tanti altri della città di Cagliari sono stati dichiarati? Ma sono stati dichiarati vittime di aviaria. Naturalmente noi vorremmo capire qualcosa di più, vorremmo saperne di più, perché pare che all'inizio ci fossero due casi di pavoni e dovrebbe essere praticamente successo giovedì sera o addirittura venerdì. Quindi ci sembra assurdo che siano stati fatti così velocemente tutti gli esami, compreso quello autotipo, che permetta di stabilire così velocemente il tipo di malattia e il tipo di trasmissione. Sabato mattina siamo venuti a sapere di questa situazione intorno alle 9:30, quando erano già dentro da parecchie ore, quindi tutto è stato portato avanti con la massima celerità, nel massimo riservo, e non abbiamo assolutamente potuto far nulla prima per fermare questa mattanza. Io mi sono mossa immediatamente come Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, Movimento Animalista Sardegna, e ho scritto subito a tutte le istituzioni, naturalmente non ho avuto risposta. La protesta sicuramente continuerà nei prossimi giorni, ne vedremo delle altre, ma la seguiremo.